con Elio Di Toro, DS dell'Audace Cerignola. Anzitutto, quanto sei stanco? Beh, credo che siano più stanchi i giocatori, mentalmente sicuramente più di loro, sicuramente di più. Racchiudiamo un attimino questo anno solare 2022 tra la promozione in C a questo primo scorcio di stagione, che direi più che positivo, insomma. Sì, abbiamo fatto sicuramente un'annata, direi, ricca di soddisfazioni. Ora ci troviamo sicuramente a un punto e un giro di boa, è giusto tirare un po' il fiato perché è stata un'annata intensa e non ci rimane altro che godere di questo momento e di vivere in serenità il Natale con i nostri cari che soffrono insieme a noi e che non dedichiamo, a cui non dedichiamo tempo, e credo che sia giusto che in questo momento anche la nostra attività lavorativa abbia un attimo di sosta. Come deve essere l'Audace del 2023? Che Audace vogliamo? Un'Audace che è simile, uguale a quella che ha contraddistinto questo percorso in questi anni. Non ci dobbiamo distogliere da quella che è la nostra entità, nel nostro essere, gente che lotta, no? È stato sempre il nostro motto e quello dovrà continuare ad essere. Rivolgiamo gli auguri a tutto il popolo gialloblu, ivi compresa alla città di Cerignola, alla quale oramai insomma sei legatissimo. Sicuramente abbiamo un momento di pausa e non mi rimane altro che fare tanti auguri a tutti i tifosi cerignolani e a tutte quelle persone che ci seguono e che possano passare un Natale sereno e cordiale con i propri cari e che possano alleviare le sofferenze di quelli che non stanno bene e che possano vivere in tranquillità questo momento. Grazie al DS dell'Audace Cerignola e all'Editore. Buone feste. Grazie.